Ben ritrovati amici e amiche del canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare un pochettino della community degli ex e delle problematiche della community degli ex, secondo me. Perché è importante fare autocritica? L'autocritica è importante perché comunque segna una linea di maturità dell'individuo. L'individuo che si mette in una posizione di ascolto verso le critiche, ovviamente devono essere critiche costruttive, tese a aiutare la persona che si critica. La critica dovrebbe essere percepita, la critica costruttiva dovrebbe essere percepita come un atto di amore, chiamiamolo così, verso la persona a cui si rivolge la critica. Io infatti dico molto spesso nei miei video: se qualcosa non vi piace e me lo volete dire, ma scrivetelo nei commenti, almeno io capisco anche il vostro punto di vista, perché molto spesso la reazione che si ha quando si guarda un video è: non mi piace, mi disiscrivo e via. Poi, per carità, ognuno può fare quello che vuole, sia chiaro, non è che sto qua a dirvi che per me è un problema che vi disiscrivete, voi potete fare quello che volete, però capite bene che se magari lasciate un commento dove mi dite: guarda, secondo me Stefano qua hai sbagliato a dire sta cosa, eccetera eccetera, ne parliamo. Io non me la prendo, non sono permaloso. Ben vengano i commenti, le critiche costruttive. Per questo un individuo che rimane aperto alla critica è un individuo che migliora, fa una sorta di... facendosi autocritica migliorerà sempre quegli aspetti di se stesso che prima magari lo rendeva spigoloso per alcune cose, aveva delle chiusure su altre cose, poi si rende conto che avere una chiusura su quella cosa lì era perfettamente inutile, e quindi è una persona che evolve, che cambia, che muta. Non essere sempre uguali quando passano gli anni, quando qualcuno ti dice sei cambiato, sei cambiato, sei, è certo, ma chi rimane sempre lo stesso dovrebbe farsi delle domande. Io da quando sono nato sono sempre mutato in qualcosa di diverso. Se io guardo i video che facevo all'inizio nel mio canale 8 anni fa, prima di iniziare, prima di staccare per 5 anni, di non caricare più video, vedo che ero una persona totalmente diversa, ma ero una persona totalmente diversa anche pochi video fa. Cioè si cambia e si muta continuamente, per coloro che hanno voglia di scoprire cose nuove, che sono aperte alla critica e che cambiano quindi continuamente. Per me quindi è fondamentale che ci sia un discorso di autocritica all'interno della community degli ex, anche perché questo è un motivo per il quale questa cosa, cioè la scarsa capacità di autocritica, si cristallizza in una community autoreferenziale. Cioè ce le cantiamo e ce le suoniamo praticamente da soli, e se voi guardate invece come si muovono i vertici della società Torre di Guardia, notiamo che si muovono con competenza, con intelligenza, sfruttando il principio, no, della strategia teocratica. Facciamo alcuni esempi. Voi sapete che i testimoni di Geova ordinari, in realtà tutti, non dovrebbero partecipare alla vita politica, quindi sono indotti e costretti, vi dico costretti perché se loro votassero alle urne avrebbero dei problemi e delle punizioni interne, scusate, tolgo il cellulare qua, avrebbero delle punizioni interne, quindi capite bene che è una punizione. Comporta che quella cosa lì che viene consigliata, tra virgolette, in realtà è un obbligo, è proprio un obbligo. Cioè se voi continuate a reiterare quella condotta lì, prima o poi verrete espulsi da quell'organizzazione con il conseguente ostracismo.
Però come si muovono i vertici giovisti? Mettono negli uffici che sono incaricati alle relazioni pubbliche con i politici che ci stanno alla Betel, mettono delle persone evidentemente che hanno studiato, hanno fatto l'università, che si sanno muovere bene nell'ambito della comunicazione, quindi che sanno in qualche modo agganciare i politici, si esprimono bene, sono calmi, sono vestiti bene, ti fanno passare il messaggio che no, ma noi non facciamo mica nulla di tutto ciò di cui parlano i fuoriusciti, noi siamo persone che rispettano la legge italiana, noi siamo persone che ci comportiamo bene, paghiamo le tasse, quindi loro portano avanti tutto un discorso dove mettono avanti i loro lati positivi. E sono molto bravi in questo, sono molto bravi in questo e siamo molto scarsi noi, ad esempio, quando denunciamo la società Watchtower e vincono le cause, soprattutto in ambito civile. Poi queste cause vengono portate davanti all'attenzione dei politici o comunque vengono utilizzate a scopi pubblicitari in cui dicono, vedete, abbiamo ragione noi, la legge italiana dà ragione a noi testimoni di Geova e i fuoriusciti se ne devono stare zitti. Per questo è nato il disegno legge 2 anni fa, proprio perché l'ostracismo sarebbe bene che diventasse illegale dal punto di vista penale. E allora a quel punto lì ci sarebbe l'espediente legislativo per poter denunciare, altrimenti gli estremi per farsi valere dal punto di vista legale con la Watchtower sono estremamente ridotti o nulli, direi. Quindi l'autocritica è essenziale, fa maturare la community. Penso che su questo difficilmente qualcuno può alzare il dito e dirmi è sbagliato, l'autocritica non serve a niente, è soltanto che ognuno vuol dire la sua. In realtà l'autocritica serve. E una delle critiche maggiori che io faccio alla community degli ex è che non si fa tesoro di persone che hanno studiato, alla stregua di quello che fa la società Watchtower. È qui che si vede la differenza. Perché una delle cose che io ho sempre rimarcato nell'ambito del mio attivismo è che se una persona ha delle competenze giuridiche, ci ha studiato 5 anni di giurisprudenza, ci ha fatto corsi, master, ha lavorato come avvocato o lavora come avvocato, insomma ha lavorato con degli uffici legali, capite bene che ha un'esperienza e un bagaglio che non si sogna minimamente chi non ha mai avuto un briciolo, cioè... Se voi leggete il linguaggio di un giurista, ad esempio, leggete un linguaggio che per chi non ha studiato la materia, voi leggete le sentenze di un giudice, sono incomprensibili. Spesso e volentieri, mi dice il mio collaboratore giurista, sono incomprensibili anche per un addetto ai lavori, proprio perché c'è un utilizzo di un linguaggio che è specifico per quella materia lì, ci sono termini che non si possono capire se non si ha una determinata competenza. Quindi, per parlare con politici di un disegno legge e delle distorsioni in quell'ambito ad alto controllo o in altri ambiti ad alto controllo, ci vuole una persona che conosca bene la legge. Questo è stato intravisto da alcuni, non voglio dire molti, ma da alcuni, come un autoritarismo, come il fatto che noi ci vogliamo imporre su tutto il resto degli attivisti perché gli altri non contano, conta solo chi decide. Fatta la premessa che comunque io non mi azzarderei mai a dire a un attivista che ha avviato una sua attività di dirgli io in quella tua attività voglio avere la decisione come la tua. Mi sembra totalmente assurdo, perché scusatemi un po', perché io devo inserirmi a pari merito in un'attività
che sta portando avanti un altro attivista. Che titolo ho? Non mi è stato chiesto. Che titolo ho di appropriarmi di quell'attività lì? Spesso e volentieri a me mi hanno detto che... cioè, non mi hanno detto, scusate, ho letto 2 anni fa, ad esempio, su Facebook che c'erano delle persone che dicevano di essere miei collaboratori, che hanno passato il messaggio che è come se fossero stati lì a scrivere il disegno legge insieme a noi. Voi capite bene che quando si hanno degli agganci politici ci vuole qualcuno che parli coi politici, perché se iniziano a entrare tutti quelli che vogliono si crea un minestrone, ci vuole una persona come un avvocato che sappia parlare di certe tematiche. Allora, io vorrei rispondere a quella domanda che mi fate veramente molto spesso, soprattutto, ripeto, da tre anni a questa parte, me l'avete scritto in alcuni commenti, ma soprattutto quando ci conosciamo, magari che mi scrivete in privato, mi fate questa domanda molto spesso. Perché non c'è coesione tra gli ex youtuber o attivisti che siano? Perché non c'è coesione? Perché non c'è unione? Perché non c'è unione? Allora, io vi dico la verità, ci ho provato molto spesso a cercare di fare dei gruppi di lavoro in cui si potesse portare avanti un discorso di diffusione delle iniziative, ok? Il punto è che è saltato tutto. E io vorrei spiegarvi, raccontarvi anche delle cose che mi sono successe senza fare nomi, perché non sono qua a voler fare una lapidazione verbale in pubblica piazza, non mi interessa fare nomi, però mi interessa delineare un comportamento che io ho visto nell'ambito dell'attivismo che ho fatto in questi anni e perché io poi mi sono distanziato da certe mentalità. Allora, una delle prime cose che mi viene in mente è appunto, come abbiamo detto prima, l'autocritica. Spesso e volentieri mi sono ritrovato con altri attivisti che mi hanno presentato la loro iniziativa, mi hanno chiesto un parere, quindi non è che sono io che sono andato da loro e gli ho detto guarda che sta cosa secondo me non va bene, ok? Quindi mi hanno chiesto un parere anche più di una volta. E voglio fare ad esempio un esempio su un'iniziativa che non dirò qual è e non dirò chi l'ha fatta. Mi è stato proposto di visualizzare uno scritto che sarebbe dovuto, bisognava farlo leggere alle persone di fuori per fargli capire la distorsione dell'ambito giovista. C'erano molti errori che ho detto, guarda ci sono degli errori di sintassi, grammaticali. Ce n'era uno in particolare che mi premeva ribadire meglio, guarda, questo è un errore sia grammaticale che giuridico. L'errore era il seguente, c'era scritto in quella cosa lì, reato penale. Allora, io non è che voglio fare il Nazi Grammar o voler fare il maestrino, ma siccome me l'hai chiesto tu di dirti se ti piace, se va bene, allora io ti dico la mia, perché se tu vai su internet lo vedi che reato penale è un errore da due punti di vista, quello grammaticale e quello della giuridico. Grammaticale perché è la ripetizione dello stesso concetto, cioè quando tu dici reato, il reato in Italia è solo penale, quindi non ha senso che si ripete reato penale. Inoltre è una ripetizione in ambito giuridico, perché il reato è penale. Quindi, poi, parlando anche col mio collaboratore giurista, abbiamo fatto una discussione su questa cosa qua, no? E effettivamente, in ambito giuridico, questa cosa fa scaturire dei sorrisi, delle risate. E allora io ho detto, guarda che se questa cosa capita in mano a un avvocato o comunque qualcuno che lavora in ambito legale, si fa una bella risatina.
Quindi diamo una parvenza di cognizione di quello che stiamo facendo, scriviamo le cose come vanno scritte, basta togliere penale e lasci reato. È un reato e deve diventare reato questa cosa, non deve diventare atto penale. Reato, punto. Quello è il termine giusto che si utilizza. E ogni volta che mi fu ripresentata questa iniziativa, questo scritto, l'errore era ancora lì. E io per tre volte gli dissi che era un errore, che era ancora lì, perché non l'ha tolto. Questa persona mi ha detto beatamente, in pratica, io non cambio sta cosa qua, me ne frego, eccetera, eccetera. Come avrei dovuto reagire rispetto a sta cosa? Cioè, io non ho evidenziato questo problema perché voglio mettere i bastoni fra le ruote. Cioè, la discussione era privata tra me e questa persona qua. Non è che sono andato in giro a fare dei video, guardate cosa scrive. Cioè, è una comunicazione tra amici, perché ci conosciamo, in cui ti dico, guarda che sta cosa è sbagliata, ma vai a vedere su internet, te lo dice che è sbagliata. Ma andate tutti a vedere su internet, cercate, reato penale, è un errore? E vedete cosa c'è scritto. Non ve lo sto dicendo io. Quindi, questo è uno dei primi punti, la zero autocritica, cioè non volersi sentire ripresi in nessuna maniera, anche quando la critica è perfettamente, ma critica, il consiglio, guardiamolo come vogliamo, senza che utilizzi, perché critica non è una parolaccia. Se io dico io ti sto criticando, ma non vuol dire che ti sto osteggiando, ti sto facendo della violenza verbale. Io ti critico significa che sono attento a ciò che tu dici e la valuto e ti dico quello che mi va bene di quello che dici e quello che secondo me stai sbagliando. Non significa che è una dimostrazione di ostilità, ok? Invece nella community degli ex molti non vogliono assolutamente sentirsi dire critiche, anzi alcuni dicono, fanno diciamo i falsi modesti, criticate pure, io sono aperto alle critiche, però poi si smentiscono nei fatti, perché a parole ti dicono così, ma nei fatti poi cosa succede? Che iniziano a distanziarsi da te. Quindi io quando iniziavo a criticare queste persone, poi si ci distanzia, ma a me va bene, non è che dobbiamo vivere in casa insieme, essere amici, andarci a bere le birre, a me non mi interessa, te fai quello che vuoi, però capisci che dovresti farti un po' di autocritica, per te stesso lo si dice, mica perché perché qualcuno ti vuole osteggiare. Poi ci sono state molte occasioni in cui sono saltati dei gruppi, in un gruppo ad esempio ci hanno dato dei... Io avevo messo in conto che chi ha redatto il disegno legge, cioè il giurista, è quello che deve avere i contatti coi parlamentari, perché sa esprimersi, sa quello che sta dicendo sulla legge, ed è giusto che per la buona riuscita di un progetto legale, giuridico, ci sia una persona competente che parla della materia. Perché se ci vado io, che sono l'ideatore del progetto, ma non so parlare giurisdizione, di queste cose qua, capite che posso fare, mi espongo a delle figure barbine, cioè, e ne viene meno poi tutta la fatica che gli altri attivisti hanno fatto per magari pubblicizzare l'iniziativa. E poi però nella parte importante, focale, in cui c'è la pubblica relazione col politico, poi viene meno quell'aspetto, perché si fanno parlare persone che ad esempio vorrebbero mettere al bando una religione, e qua si apre un altro capitolo. Io non posso umanamente, ve lo dico col cuore,
concepire l'idea di mettere al bando una religione. E chi mi segue sa benissimo che io sono agnostico e che critico le altre religioni, soprattutto la Chiesa Cattolica. Però non mi azzarderei mai a dire a qualcuno la tua religione andrebbe messa al bando, per il semplice fatto che ognuno è libero di credere in quello che vuole. Se vuole credere in una cosa, crede in una cosa, basta che poi quella cosa lì non crei danno. Per questo la critica è fondamentale, non il bando religioso. E l'azione legale mirata a normare le distorsioni che possono creare degli ambienti religiosi. Infatti, il nostro disegno legge è volto a scardinare l'isolamento sociale affettivo, alias l'ostracismo. Non è volto a mettere al bando una religione. E poi vi do una notizia, per chi lo sapesse, in Italia è impossibile che una religione venga messa al bando, e vi spiego perché. C'è solo un'occasione in cui può avverarsi questa cosa qua, ovvero un colpo di Stato in cui viene stracciata la Costituzione, si crea una dittatura e si mette al bando la religione dei Testimoni di Geova. Questa è l'occasione remota nella quale una religione può essere messa al bando, ok? Non esiste che in Italia si possa mettere al bando una religione. L'unica cosa sensata che può fare un cittadino che ha un po' di cultura nella media è dire: va bene, io riconosco che tu hai il diritto di credere in quello che vuoi, ma permettimi di criticarti e di andare a fare un attivismo che possa evitare il fatto che tu possa creare dei danni. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Per questo in uno degli ultimi commenti qualcuno mi ha detto: noi siamo contro la Watchtower. E io gli ho scritto: io non sono contro la Watchtower e non sono neanche contro i Testimoni di Geova. Sebbene li critico, non vuol dire che io sono contro di loro. Loro hanno diritto di credere in ciò che vogliono, ok? Ma io lotto contro l'isolamento sociale, dal quale poi ovviamente deriva anche il discorso del sangue, il discorso del diritto di voto, cioè tutto è legato al discorso dell'ostracismo. Quindi io sono un attivista che lotta affinché l'ostracismo venga reso illegale, ma non punire gli adepti, che non c'entrano niente perché loro sono plagiati. Bisogna punire i vertici che inducono questo comportamento. Questo comportamento discriminatorio che deve essere reso illegale. Questa è la sfumatura e la sottigliezza che dobbiamo capire. Non si possono mettere al bando le religioni in Italia. Ho visto anche delle petizioni 2 settimane fa. Mi è stata mandata una petizione in cui si dice esplicitamente, una petizione da internet, quelle che non contano niente, mettiamo al bando la religione Testimoni di Geova affinché noi attueremo una forma di comunicazione così violenta, i politici non ci ascolteranno mai. Bisogna capire, ora spezzo una lancia in favore della community degli ex, noi ex Testimoni di Geova siamo persone ferite. Questo isolamento sociale, questa discriminazione ci ha ferito nel profondo, chi più chi meno. Mi ha ferito a me che non ho parenti lì dentro, figuriamoci chi c'ha la famiglia. Quindi chi è incazzato con la società Watchtower o i Testimoni di Geova ne ha tutto il diritto, ok? Però quando si inizia ad avere a che fare con le persone che non conoscono questa realtà, che i politici, bisogna essere persone integre. Bisogna avere cognizione di causa di quello che si dice e di quello che si fa. Bisogna leggere come funziona la legge italiana, come bisogna esprimerci,
cosa si può dire e cosa non si può dire per darci la zappa sui piedi da soli. Dire che una religione vada messa al bando significa darci una zappa nei piedi da soli. E io non posso e ne voglio collaborare con persone che la pensano così, perché è totalmente un'illazione. È totalmente un'illazione. Ci sono attivisti che scambiano i testimoni di Geova per un ente pubblico. Vi giuro, io ho visto in un video una persona che diceva che loro sono un ente pubblico. Ma dove è stato letto? Ma quando mai i testimoni di Geova sono un ente pubblico? Ma signori, ma se non si capisce la differenza tra un ente pubblico e un ente privato, stai zitto. Cioè, signori, qua siamo veramente all'ABC. Cioè, chi non conosce la differenza tra un ente pubblico e un ente privato e vuole fare attivismo, c'è qualcosa che non funziona. Ma come si può dire che i testimoni di Geova sono un ente pubblico? Ma stiamo scherzando. I testimoni di Geova si avvalgono di un ente privato per sussistere nello Stato italiano. Ma anche qua dobbiamo fare un discorso di precisazione, perché molti youtuber che conosco dicono che loro non sono una religione, non sono una religione riconosciuta. E anche qua, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Spieghiamo un attimo questo argomento qua. I testimoni di Geova sono una religione. Tra l'altro, non sono solo una religione perché loro si considerano le religione, perché voi dovete sapere che per la legge italiana, se noi apostatacci un giorno decidiamo di costituire una religione, noi siamo una religione. Se io domani voglio fare la religione dell'apostataccio e voi mi seguite, ad esempio, la nostra è una religione anche se non è riconosciuta dallo Stato italiano. Questo deve essere chiaro. Questo deve essere chiaro. In Italia c'è la massima libertà di religione, di costituire delle religioni, e lo Stato non deve porre ingerenze. Leggete la Costituzione. Non serve che lo Stato italiano ci riconosca, ok? Per definirci religione. Arriviamo al punto del riconoscimento della religione da parte dello Stato italiano, perché lo Stato italiano ha delle liste in cui vengono messi i culti religiosi ammessi, riconosciuti. Ciò significa che gli altri sono illegali? No, significa che ci sono dei culti che hanno dei benefit e altri che non ne hanno dal punto di vista economico, specialmente economico. Ad esempio mi pare, la Soka Gakkai, se non sbaglio, che è stata riconosciuta come religione, no? Era prima inserita nelle religioni riconosciute e adesso può ottenere l'8 per 1000, capite? Cioè ha fatto l'intesa. Voi conoscete l'intesa? L'intesa è una legge, proprio una legge ad hoc, che viene fatta su un culto religioso. Ad esempio la Chiesa Cattolica, a parte i patti lateranensi con lo Stato italiano, lasciamo stare quelli, però hanno l'intesa con lo Stato italiano. E in questa intesa ci sono entrati anche altri culti, come ad esempio vi ho detto la Soka Gakkai. Ma cosa significa questo? Significa che le altre religioni non sono religioni? No, significa che lo Stato italiano riconosce, in base a una serie di processi che hanno fatto tra di loro, di discussione, che loro gli riconoscono, ad esempio, una utilità nella società, e quindi possono avere diritto all'8 per 1000, a degli sgravi fiscali. E allora arriviamo al punto dell'ente giuridico dei testimoni di Geova. Perché da circa decenni
per essere gentili, i testimoni di Geova provano a ricevere l'intesa con lo Stato italiano, perché ci tengono così tanto? Allora, lo Stato italiano parla alla religione di intesa quando la religione è già riconosciuta. Quindi dire che i testimoni di Geova non sono una religione è una totale fandonia, perché lo Stato italiano, se parla di intesa con i testimoni di Geova, vuol dire che li riconosce come religione riconosciuta. Capite? Capite che i testimoni di Geova sono una religione, in primis perché chiunque si può considerare religione, che c'è libertà di culto in Italia, e in secondo ci sono delle liste in cui ci sono delle religioni che vengono riconosciute dallo Stato italiano, che ricevono magari il 5 per 1000 invece dell'8 per 1000, e poi quando ricevono l'intesa hanno altri benefici, ad esempio non serve che i ministri di culto passino dall'approvazione statale, i ministri di culto li possono nominare i membri interni dell'organizzazione, non serve che passino dall'approvazione dello Stato. Ma allora perché i testimoni di Geova tengono tanto al fatto di essere un ente giuridico? Perché hanno costituito questo ente giuridico, Congregazione Italiana Testimoni di Geova? Per sussistere come religione? No, serve per gli sgravi fiscali, è una questione meramente economica, non ci sono altre ragioni, è una questione meramente di economia, punto. Non serve a loro per sussistere come religione, questo deve essere ben chiaro. E quindi loro ambiscono all'intesa, quindi che gli darebbero l'8 per 1000 e altri benefit, non l'hanno mai ricevuta perché da una parte c'è stata una sorta di informazione che hanno fatto gli ex anche delle udienze parlamentari a cui ha partecipato una persona che io conosco anche e che ringrazio, anni fa, però in questo dobbiamo ringraziare anche l'instabilità politica italiana, perché cambia un governo, ora vabbè un po' di tempo che il governo non cambia, però negli anni passati abbiamo assistito a governi che susseguivano, governi tecnici un po' meno, insomma cadono le camere, si deve ridiscutere tutto, l'intesa non è mai stata raggiunta, se no, amici miei, forse i testimoni di Geova sarebbero già una religione che ha ricevuto l'intesa dallo Stato italiano. Dovrebbe preoccuparci questa cosa qua, perché a quel punto lì loro potrebbero avere altri benefit e noi essere ancora in una condizione di svantaggio, perché capite che criticare una religione riconosciuta è diverso da criticare una religione che è semplicemente iscritta nelle liste delle religioni riconosciute. Allora, io non posso avere a che fare con la maggioranza di attivisti che non conoscono queste cose, capite bene che ci vuole un minimo di base per capire come funziona la nostra società. Se non la si capisce, le iniziative che porrete in essere saranno sempre fallimentari. Sono fallimentari quelle che vengono portate anche con cognizione di causa, ripeto, perché ci sono tante resistenze, ma figuriamoci se iniziamo a parlare di bandi religiosi, di mettere al bando una religione, che la Russia fa bene a metterli al bando, figuriamoci se iniziamo a parlare di cose che non conosciamo, che sono un ente pubblico, quando sono un ente privato che non ha nulla a che fare col pubblico. Cioè, capite? Ci vuole una conoscenza della tematica, non basta la conoscenza dottrinale, perché molte persone escono di lì, conoscono le dinamiche interne, ma però hanno un totale digiuno, una totale assenza di conoscenza di come funziona l'ambito del diritto. Io non sono un giurista, però perlomeno mi avvalgo di un giurista e di informazioni che mi forniscono anche altri, perché ho conosciuto anche altre persone che
lavorano in quell'ambito lì, e bisogna far tesoro di queste competenze. Non è che si può fare un video dove spariamo le prime cose così, sono un ente privato, mettiamoli al bando, ma di che stiamo parlando? Ma finché parleremo così, sapete loro di cosa fanno i testimoni di Geova ai vertici, quelli che curano le pubbliche relazioni? Mettono il vostro video, gli fanno vedere il vostro video e gli dicono: guardate un po' cosa ci dicono, vorrebbero metterci al bando, cioè vi sembra una roba normale, sta qua? E il politico gli dice: è una cosa che non si può vedere. Ed ecco che noi diventiamo gli apostati col dente avvelenato. E sapete cosa? Che finché ci sono elementi che vengono seguiti, che continuano a perpetrare questo tipo di fandonia, non hanno tutti i torti a dirlo. Non hanno tutti i torti a dirlo. Noi rientriamo nel bias dell'apostata col dente avvelenato. Io vorrei sapere, vorrei dire al testimone di Geova che si approccia al mio canale, che qui non c'è quell'ostilità lì. E io vorrei che questa cosa diventasse una cultura diffusa nell'ambito della community degli ex. Magari un domani farò un video dove vado avanti con queste considerazioni, perché ce ne sono altre di cose da dire. Però vi ho detto un po' perché io almeno non collaboro con persone di questo genere. Ce ne sono state persone molto valide con cui ho collaborato. Non faccio i nomi, perché sennò se faccio i loro nomi poi tengo fuori altri e quindi lasciamo stare, però ci sono persone ottime con cui ho collaborato, che abbraccio e veramente gli voglio un bene assoluto. Ci sono altre persone che invece hanno dimostrato di essere lì per altre questioni, che non è la banale lotta all'isolamento sociale affettivo. Detto questo, amici apostatacci, spero che questo video vi possa essere interessato, di aver risposto in parte alla vostra domanda. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!